Ciao a tutti, salve a tutti ragazzi, buona vista alla vostra Ectoradio della Peña Valbuena e Espinosa de Santiago de Compostela e Spagnol. Uè, au a tutti ragazzi, allegria! Allora, ed oggi eleggeremo il miglior centrocampista di questi europei. Viene però il miglior giocatore laziale, quindi vabbè, oggi il miglior centrocampista, poi leggiamo il miglior difensore, poi il miglior attaccante in generale, dai. Ciro Immobile della Lazio, però in generale ce ne sono altri purtroppo. Vabbè. Allora, il mio centrocampista secondo me è stato anche Luis Feijoo Filho, ovvero Jorginho. Bravissimo Jorginho che ci porta in finale con il suo rigore vincente. Poi ha giocato bene, ha gestito bene tutti i 90 minuti in cui ha combattuto in mezzo al campo in ogni partita. Veramente merita il premio di miglior centrocampista italiano. Forse un ex aequo, ma anche di poco superiore a Marco Verratti, che non è proprio un giocatore perfetto, diciamo. Jorginho è più bravo, più di sostanza, più alto, più centimetri servono nel centrocampo e li ha fatti valere Jorginho, bravo. Siamo molto contenti. Benissimo. Ho preso la vostra Ectoradio della Peña Valbuena Espinosa de Santiago de Compostela in Spagnol. Uè, a tutti ragazzi, che mi saluto e vi ringrazio sempre comunque Forza Lazio. Per tutti belli e brutti, votate il vostro centrocampista, mi raccomando, qua sotto nei commenti, forza azzurri! E buona la prima!